Ciao Luca, oggi mi trovo qui, circondata da zucche, pipistrelli e scheletri, e lo sai perché? Perché la prossima settimana, il 31 di ottobre, ci sarà una festa. Ebbene sì, la festa di Halloween. Una notte nella quale le anime dei morti vengono dall'aldilà per trovarci proprio qui, sulla terra. Ma tu, non sapevi che in realtà questa festa non ha origini americane, bensì irlandesi? Non sei curioso di scoprirne di più su questa festa, ma soprattutto su come la festeggeremo? Devi sapere, Luca, che questa festa non ha origini americane come tutti in realtà pensano, ma origini irlandesi. Furono poi gli irlandesi nell'Ottocento, alcuni migranti, a portarla in America. Ha origini addirittura celtiche. E sono paragonabili a quello che era il loro capodanno celtico. Noi festeggiamo l'inizio del nuovo anno, il 1° di gennaio, ma loro no. Il 1° di novembre, quando dicevano addio a quella che era la stagione estiva e davano il benvenuto a quella che era la stagione invernale, la stagione del freddo, paragonabile un po' alla natura, quando i frutti, le piante, tutto sembra un po' morto, ma in realtà non è così. In realtà stanno lavorando sottoterra per porre rimedio. Ed è proprio il 1° di novembre che festeggiano mettendosi maschere oscure e accendendo fuochi e usando lanterne come luci. Addirittura pensa che lasciano latte e biscotti fuori da ogni porta di casa. Perché si pensa che così i defunti proprio quella notte possano tornare dall'aldilà per venire a salutare i loro cari, i loro familiari. Magari con un latte e un biscotto in più saranno meno arrabbiati e se la prenderanno meno con gli esseri viventi. Sicuramente Luca, tu non crederai in questa notte di Halloween a streghi, mostri e fantasmi. Andremo. Arrivederci alla prossima. Ha 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 ha